Io non dico che un domani, fra un anno, le nostre valutazioni sui fondi necessari possono rivelarsi insufficienti. In quel momento o recupereremo soldi da altri capitoli di spesa o ci rivolgeremo agli italiani dicendo c'è bisogno di fondi in più che non reperiamo nel bilancio dello Stato. Ma che questi fondi oggi siano assolutamente sufficienti per le spese che affrontiamo. Spendiamo circa 6 miliardi al giorno per mantenere 6 miliardi di vecchie lire. Io ragiono sempre, purtroppo sono vecchio, e ragiono in lire, 3 milioni di euro al giorno per il mantenimento di queste 70.000 persone. Non è una cosa da poco. Tutti questi soldi li abbiamo messi subito a disposizione con due ordinanze di 100 milioni di euro. Appena saremo verso la fine di questi 100 milioni ne metteremo a disposizione altrettanti. Sul G8 abbiamo già il piano preciso, il G8 starà tutto in questo straordinario complesso della Scuola Nazionale della Guardia di Finanza, in cui abbiamo allocato tutte le situazioni necessarie. Ma per il G14, perché il G8 nel secondo giorno si amplierà a India, Cina, Sudafrica, Egitto, Messico e Brasile e arriverà a ricomprendere l'83% del prodotto del mondo, e il terzo giorno diventerà G21 perché si aggiungeranno l'Australia, il Sud Corea, l'Indonesia. In più arriverà l'Unione Africana, che oggi ha la presidenza Gheddafi, per cui abbiamo anche trovato dove Gheddafi installerà la sua tenda, e anche i 6 paesi dell'Africa, più importanti paesi dell'Africa, che verranno per raccontarci la loro situazione e per dirci quali sono le loro principali esigenze, troveranno asilo e collocamento all'interno della cittadella della Guardia di Finanza, che stiamo naturalmente abbellendo, perché tutti gli alloggi e tutti i siti sono spartani, trattandosi di una scuola, e lo stiamo abbellendo con l'intervento dei protagonisti del design del mobile italiano. Io sono andato al Salone del Mobile anche per questo, sono già venuto in missione 2 volte con i loro architetti, con i loro illuminatori, e cercheremo di trasformare anche questo abbellimento in una occasione di mostra della capacità italiana in questo settore di eccellenza italiano che è il mobile. Allora, le dirò di più, stiamo cercando di utilizzare tutto, stiamo vedendo per esempio con una antica tradizionale azienda italiana che costruisce, che realizza piatti, ceramiche eccetera, di fare una mostra sullo splendido passato italiano per quanto riguarda la ceramica. Ecco, noi cerchiamo di unire ciò che è necessario e utile anche a ciò che è produttivo di una presenza italiana che sia anche appunto dimostrativa del grado di eccellenza che abbiamo raggiunto in certi settori. Allora, all'Aquila, ma soprattutto nei paesi vicini, le sa che noi siamo stati, lo dico perché sono aquilano, una terra di forte immigrazione, e le sa quanto gli immigrati siano legati alla loro terra, tant'è vero che molti sindaci mi hanno detto che se nei loro paesi il terremoto fosse capitato ad agosto sarebbe stata una strage. Queste persone mantengono la loro casa, che è stata spesso distrutta. Le pensi che il nunzio apostolico in Paraguay ha rivisto tutte le case dei suoi amici, cioè, e lui torna soltanto al suo paese, a Villa Sant'Angelo. Bene, nel decreto per l'Umbria, ripeto, l'Umbria era molto più semplice, si garantì a tutti i proprietari, perché se no, se voi non li aiutate a rifare le case, i paesi saranno snaturati, perché moltissime case saranno così. A tutti i proprietari fu garantita la stabilità della casa e la parte esterna. Poi dice dentro, chi può se la faccia, chi non può, la prima casa, la persona povera, gli diamo noi una mano. Non crede che questa sarebbe una strada ma buona? Ma è esattamente quello che garantiamo noi, senza nessuna differenza. Non solo, ma abbiamo inserito la possibilità che ciascuno possa provvedere direttamente alla ricostruzione della casa finanziandolo. Non solo, ma quando ci sono dei complessi, degli isolati, che sono tutti crollati, fatti di vecchie case del 600, del 700, abbiamo anche previsto la possibilità che si consorzino i proprietari e che direttamente gestiscano la ricostruzione, e noi daremo a loro ciò che serve per questa ricostruzione. Non solo, ma non lasciando 12-13 mila famiglie nelle tendopoli o nelle baraccopoli, costruiremo queste case, e queste case saranno appartamenti per la ricezione di studenti da tutto il mondo, un campus unico al mondo, perché tutti i campus per studenti sono fatti di camere singole o doppie, camera e bagno. Noi daremo degli appartamenti razionali di 52 metri con il salotto, il soggiorno, con la cucina,
con la camera e il bagno. Nessuna università al mondo sarà in grado di offrire delle residenze come quelle che l'Aquila potrà offrire, migliorando questo suo settore di eccellenza, che è anche importante per la stessa economia dell'Aquila, perché poi gli studenti consumano, guarda, eccetera. Se non rinasce l'università, allora le do un'anteprima. La questione dei mutui, Presidente, ecco, sì, come si risolve? Do un'anteprima e poi mutui. Al dottore, do un'anteprima al dottor Vespa. Allora, questa settimana io farò una conferenza stampa dall'Aquila annunciando una cosa che ritengo bellissima per quanto riguarda l'Università dell'Aquila e la ricerca. Quindi do appuntamento per giovedì pomeriggio all'Aquila, dove ci sarà questo annuncio da parte e ce mia. Ce lo anticipi, dai. No, non posso perché mi sono impegnato. Ho detto che sarà per, ma non dico che cosa sarà il contenuto. Farà moltissimo piacere a lei come aquilano e agli amministratori dell'Aquila. Guardi, io posso... Prego, sentiamo. A me ha molto colpito sia la ricostruzione che avete fatto con tutte le posizioni espresse all'opposizione, sia quello che sta dicendo il Presidente del Consiglio, che effettivamente in Abruzzo come a Napoli ha garantito una presenza anche fisica molto importante, che dà il senso della presenza dello Stato. Però proprio per questo io insisto su quello che ho detto all'inizio, perché non mi ha risposto completamente. Io insisto, cioè il Presidente del Consiglio è consapevole dell'importanza della sfida abruzzese. Cioè io mi sono, ho fatto questo paragone, l'amarezza delle critiche ricevute da una moglie, non mi sembra una cosa, la moglie di un Presidente del Consiglio. Quindi, in prospettiva, quale delle due cose la preoccupa di più? Perché gli abruzzesi, noi l'abbiamo, lui è abruzzese, io mi ricordo benissimo questa email che ci ha spedito un vigile del fuoco di Reggio Emilia, che ha detto che di fronte alla casa, alle macerie, c'era una signora che aspettava la figlia che doveva uscire, che dovevano recuperare il corpo, allora gli hanno portato una coperta e questa signora anziana ha detto: io la uso, la lavo e gliela restituisco. Loro a noi, quando entravamo nelle loro tende o nelle loro case, se avevano un pezzo di formaggio ce lo offrivano. Allora lei ha due temi veramente forti. Uno è privato, amaro, e secondo me è una cosa che non può non preoccuparla. E qui poi c'è invece una risposta che lo Stato, che ha dato a Napoli, deve ridare. Allora, quale delle due la preoccupa di più e come intende dare... diciamo, può prendere un impegno vero, diciamo, con gli abruzzesi, che secondo me è un popolo che, come dire, merita una risposta e un impegno vero, solenne, del Presidente del Consiglio. Guardi, la situazione privata è una situazione che non direi mi preoccupa, mi addolora. La situazione dell'Abruzzo è stata oggetto ed è oggetto di un mio preciso impegno come uomo di governo e anche personale. Io ho giurato davanti alle bare, durante la cerimonia funebre che si è svolta nella caserma, nella cittadella della Guardia di Finanza, di ricostruire l'Abruzzo com'era, meglio di com'era. Giuro sulla vita dei miei cinque figli che io non ero a conoscenza dei fatti che invece si vorrebbe fossero stati da me decisi. È un impegno che confermo e le dico anche quali sono gli impegni che il governo sente prioritari. Il primo, portare fuori l'Italia dalla crisi, prima e meglio degli altri paesi, e lo stiamo facendo. Ho qui, se il dottor Vespa me ne darà la possibilità, un elenco sintetico di tutte le attività di un anno di governo che credo siano veramente imparagonabili con quanto ha fatto qualsiasi governo, il primo anno di governo, che è stato anche magari quasi sempre l'ultimo, nella storia della nostra Repubblica. Se permette, Presidente, ne parliamo tra un po'. Ne parliamo dopo. Io voglio dire che la cosa è il terremoto. Allora, dicevo che uno, sento come priorità quella di portare l'Italia fuori dalla crisi, di essere come Stato vicino a chi perde il lavoro. Credo che stiamo facendo quanto necessario, abbiamo messo 9 miliardi negli ammortizzatori sociali, stiamo pensando a dei corsi di qualificazione professionale che daranno a chi ha perso il lavoro la possibilità di recuperare addirittura il 100% dello stipendio che avevano prima. Siamo preoccupati perché è una crisi psicologica e purtroppo ogni giorno c'è da parte dei nostri oppositori delle affermazioni catastrofiche sullo stato di questa crisi.